Ed eccoci qua ancora insieme a Sud TV, la voce del vostro territorio. Parliamo ovviamente di territorio, parliamo di politica, ma raccontiamo anche un po' quelli che sono gli scenari che si vengono a creare durante questa campagna elettorale. Quindi non ascoltando soltanto i candidati a sindaco, ma anche quelle che sono le voci appunto del territorio. Oggi parliamo con l'avvocato Fernando Volpe, benvenuto. Buongiorno. Parliamo di impianti sportivi, perché insomma è una cosa, come vi dicevo, spesso noi comunque leggiamo un po' tutti quanti i vostri commenti, le vostre segnalazioni, e questa è una di quelle segnalazioni che ricevo più spesso rispetto alla questione Battipagliese. Quindi impianti sportivi, la squadra di calcio della città, insomma capire un attimo quale può essere il futuro di questa città in termini sportivi. L'abbiamo chiesto ai candidati a sindaco, chi ci ha risposto in un modo, chi in un altro, ma insomma in maniera concreta ancora non abbiamo avuto risposte, insomma, che ci diano delle certezze. Fernando, noi sappiamo che, avvocato, sappiamo che comunque lei è particolarmente attento a queste dinamiche, a queste problematiche, probabilmente perché sente dal territorio la necessità, insomma molti probabilmente chiederanno, insomma, se impianti sportivi, che cosa avremo in futuro? È una questione, secondo me, che abbraccia più settori, soprattutto quello sociale, perché qui a Battipaglia calcio non si fa da tanto tempo, soprattutto perché manca una struttura adeguata. La questione stadi abbraccia anche il discorso di una riqualificazione di una struttura che ormai è fatiscente, cade a pezzi, inagibile. E soprattutto, cioè, una volta che si riqualifica una struttura si avranno dei benefici anche a livello economico e quindi lavorativo. L'idea dello stadio è nata da un'intuizione del dottor Francesco De Vita, che me l'ha sottoposta ancora prima che si iniziasse la campagna elettorale, e poi ritenemmo di portare all'attenzione prima del candidato del centro-sinistra questa idea, che lui ritenne di inserire nei 5 punti del programma. Poi dopo le cose non sono andate come dovevano andare. Cioè, aspetta, andiamo per ordine. Quindi tu avevi proposto, avevi messo come all'ordine del giorno, diciamo, questa problematica a Visconti. Sì. Perché in un primo momento tu comunque eri in supporto alla candidatura di... All'inizio sì, c'era stato, diciamo, questa... questo avvicinamento. E diciamo, da parte sua c'era stata un'ampia apertura sulla questione dello stadio, sulla riqualificazione dello stadio Pasta, perché... Chi è che non è d'accordo? No, anche perché non può essere una città come Battipaglia non abbia uno stadio decente. Non si può, no? Diciamo, tenere una struttura in quel modo, che se, senza manutenzione da tanti anni ci sta. Ma una... la responsabilità, Fernando, ma di chi è? La responsabilità. Perché siamo arrivati a questo? Siamo arrivati a questo perché il comune, l'ente, in difficoltà finanziarie, negli anni non ha avuto la forza di manutenere lo stadio, quindi se tu un oggetto non lo curi poi si riduce e ti trovi di fronte a situazioni, diciamo, anche di inagibilità di parte dello stadio. Ah, ecco, quindi bisogna intervenire. Bisogna intervenire. Come si interviene? Abbiamo la fortuna che il governo ha approvato 4 anni fa, poi con una serie di modifiche fino ad arrivare ad aprile del 2020, la legge stadi. Questa legge stadi apre un mondo sulla riqualificazione degli stadi veramente, diciamo, eccezionale. È una legge che è basata tutto sul progetto di finanza, quindi l'ente dovrebbe solamente supervisionare la parte burocratica, ma non dovrebbe tirare fuori nemmeno un euro. E perché non è stato fatto? Da parte di chi? Dell'ente. No, l'ente non c'è, l'ente non è la società di calcio che propone all'ente. Con lo studio di fattibilità dice: io vorrei fare un intervento su questo stadio, e l'ente poi si deve attivare con una serie di procedure. Okay. La dichiarazione di pubblico interesse, poi deve aprire una gara per far intervenire altri proponenti. Diciamo, ma questo si può ancora, a prescindere dalle responsabilità passate, oggi si può ancora fare questa cosa, si può attivare? Certo, la cosa importante è la squadra di calcio. Ad oggi, ci deve essere. La squadra di calcio è un'associazione sportiva. Ovviamente per uno stadio sarebbe cosa buona e giusta che il proponente sia una squadra di calcio. Perché l'attivano loro. Attivano loro e poi il comune avvia la procedura con una serie di formalità, la conferenza di servizio preliminare. Comunque il comune supervisiona alla fase burocratica, ma non interviene in quella
strutturale, quindi okay. Il progetto, lo studio di fattibilità lo deve presentare un'associazione sportiva. Hanno okay. fatto la stessa cosa al Flaminio di Roma, a Caserta, a Lucca. E questo mi sembra chiaro. Ora il problema qual è? Che la squadra di calcio attualmente è una società... È una società che esiste sulla carta, è una società che ha un'iscrizione al campionato di prima categoria, l'attuale presidente e l'attuale società non hanno la forza economica per poter formare questa squadra. Allora, che cosa avevo detto io al candidato Visconti? Sollecitato anche dai tifosi a seguito della rinuncia di quell'imprenditore battipagliese che si è tirato indietro sotto chiusura dei termini per l'iscrizione, e mi chiamarono tante telefonate, tanti come hanno fatto poi del resto anche a Sud TV delle domande che fanno, sì, sì. E ho interessato il dottor Visconti, il quale non ha ritenuto nemmeno di dovermi dare una risposta se accogliere o meno questa istanza, se interessasse. Quando lui all'ultima intervista dice che si è interessato, dice una cosa palesemente falsa. Lui non si è interessato. Quando lui parla di Covid come motivazione per cui gli imprenditori non si vogliono interessare, dice una cosa altrettanto falsa. Lui semplicemente doveva proporre il progetto, far capire agli imprenditori di che cosa si trattava e dopo, diciamo, doveva aspettare le decisioni. Ma però se tu... Fernando, cioè, io penso che si tratti veramente di tanti soldi, no? Allora, è vero che sì, è un progetto da questo qua che abbiamo presentato nei primi layout, è un progetto da 30-35 milioni di euro. Noi ci siamo interportati a due grosse società, la Bihar Stadium e l'Aurora Immobiliare, che sarebbe la società che ha costruito lo stadio di Frosinone. Loro ci hanno dato piena disponibilità finanziaria sia per intervenire da soli sia per far entrare nell'investimento altri imprenditori oppure esclusivamente altri imprenditori, quindi non avevano, diciamo, nessuna chiusura da questo punto a livello finanziario. Come si finanzia questo stadio? Si finanzia in parte per la metà col credito sportivo che, diciamo, fornisce dei mutui a lunga data, 50-60 anni, a tassi, diciamo, irrisori, e in parte con l'intervento dei privati, che avranno un vantaggio. Qual è il vantaggio? La gestione dello stadio per 90 anni e quindi di tutte le attività commerciali, quindi la parte commerciale. Ma questo che cos'è? Dovrebbe essere il Pastena? Il Pastena. Allora, praticamente questi layout che stiamo vedendo sono stati fatti senza occupare un centimetro in più di quella che è l'area attuale del Pastena. Quindi c'è anche un progetto fondamentalmente? Questo è un preliminare, come dovrebbe venire. In questo progetto si vede che ci saranno delle aree di verde attrezzato, un teatro da 800 posti, un multisala da 4 sale da 250 posti, una piscina coperta da 3.000 metri quadrati, una palestra da 2.000 quadrati, poi la parte, diciamo, che interessa alla società, che sarebbe la parte della tribuna, ci sarà un ristorante, un bar, un centro di medicina sportiva all'avanguardia, la foresteria per far dormire i giocatori sia della prima squadra che della squadra juniores. È un progetto veramente di ampio respiro che cambierebbe non solo il volto della città, ma il modo di pensare dei battipagliesi. Tra l'altro, la posizione in cui è talmente visibile, no? Non abbiamo tutto quello sciame di persone hanno che fatto, scendono. Ma questi qua dell'Euro hanno fatto degli studi prima di dire sì, noi ci siamo. Sono loro che mi stanno premendo, perché a 300 metri di radaria dal lab ferroviario, a 500 metri dall'uscita dell'autostrada, la direzione ci sud. Sta questa strada, che la strada a strada 18 è continuamente trafficata, ma non solo in estate, in estate si raddoppia, ma anche d'inverno. Quindi una città, un bacino di utenza di oltre 100.000 abitanti, perché non è solo Battipaglia, con una struttura che, tra altre cose, insieme alle cose che ho detto, vedrebbe anche, diciamo, un centro commerciale intorno allo stadio. Certo. Per me è una cosa su cui tutti i candidati a sindaci mi dovevano telefonare, e là dovevano firmare la dichiarazione di intenti.
non su quella pagliacciata di abitiamo il futuro, perché quella è una pagliacciata. Dopo ne parliamo, volevo un attimo capire questo, perché io di questa storia veramente non ne sapevo niente. Quindi tra l'altro mi sembra veramente un bellissimo progetto, adesso io sono ignorantissima, però mi sembra veramente allucinante, ma proprio incredibile che la città di Battipaglia non abbia uno stadio che si chiami stadio, cioè è inaccettabile una cosa del genere, è veramente inaccettabile, anche perché, come dire, loro si vantano, no, che la città è una delle città più grandi della provincia di Salerno senza stadio. Quindi quello che non capisco, senza infrastrutture completamente, sì lo sappiamo, quello che però non capisco è cioè per quale motivo i candidati a sindaco non hanno, diciamo, abbracciato questo, cioè qual è la motivazione che l'ha frenato? Io questo anche non l'ho capito, cioè quali possono essere le questioni sottese alla non diciamo valutazione di questo progetto, cioè nemmeno una valutazione, dice avvocato Volpe, fatemi capire. Sediamoci. Come ha fatto lei in questo momento, di che cosa si tratta? Sediamoci a un tavolo e fammi capire. Però voglio dire, Visconti qui in trasmissione mi sembrava invece abbastanza disponibile al dialogo rispetto alla questione. Visconti, nella realtà non è stato così. No, non è stato così perché come dicevo prima, ci sono state delle pressioni, soprattutto perché in questo progetto, come lei vede, c'è la presenza di un teatro da 800 posti. Là si è scatenato l'inferno. Ma perché? Perché c'erano questa famosa associazione Abitiamo il Futuro, sì, questa associazione che raggruppa altre associazioni, sì, e altre imprese, quindi portatori di interesse, si erano cristallizzati sulla volontà di acquistare il teatro Garofalo. Cosa che per me, linea di massima, non è che non va bene. Io sarei contentissimo che la città di Battipaglia possa riavere il teatro Garofalo. Però bisogna valutare se conviene, come e soprattutto come fare, perché parliamo di una struttura privata, non è che possiamo fare un progetto a lunga scadenza su una struttura privata. È una cosa per cui chi ha messo la firma su quella dichiarazione di intenti ha messo la firma su una fesseria. Spendere impegni in campagna elettorale su cose serie va bene, anche se poi per un motivo o per un altro non si può mantenere quell'impegno, ma prendere un impegno su delle fesserie perché ci sono delle persone portatrici di interesse e non va bene. No, ma anche perché, voglio dire, l'importante è che il teatro si faccia. Cioè, credo che l'obiettivo sia che il teatro si faccia. Ora che sia il teatro Garofalo, poi mi stavi parlando di un teatro di 800 posti. Perché quindi di 800 posti? 800 posti non è un numero a caso, perché noi sappiamo, noi ci confrontammo con il presidente del teatro Giuffré, sì, Edoardo Di Lorenzo, e concordammo con lui, perché all'inizio volevamo fare un teatro da 400 posti. Sì. Lui ci disse non fatelo da 400 posti, perché sennò andiamo in concorrenza. Noi siamo un teatro piccolo, l'altro era un teatro piccolo a Battipaglia, non va bene, perché mi spiegò tecnicamente che i teatri da 400 posti non possono ricevere le prime compagnie nazionali, okay, perché hanno bisogno di strutture certo, più grandi. Certo. Un teatro da 800 posti ti consente di fare anche dei concerti, quindi ha un impatto sulla gestione poi futura delle opere che dovranno essere rappresentate diverso. Faccio un esempio, una compagnia teatrale tipo quella di Salemme non può venire alla... È chiaro, mi è chiarissima questa, ma mi sembra anche più giusto. E quindi decidemmo di ampliare a 800 posti. Perché il Garofalo quanti posti avrebbe? Ma il Garofalo penso che non va oltre 500-600. Ok, quindi insomma andrebbe meglio, va bene. E questo è un fatto, quindi tu dici nel momento in cui il candidato sindaco firma una come si chiama? La dichiarazione di intenti rispetto a Abitiamo il Futuro va cozza con quello che è il progetto dello stadio Pasten. No, secondo me non cozza, scozzava secondo loro, perché secondo me c'è la questione, diciamo, è la serietà dell'impegno, però alla fine se a Battipaglia ci fossero due o tre teatri, che fa? Va ben venga, comunque sono momenti dove si può alimentare la cultura e sono stati loro che in maniera molto precisa mi hanno, diciamo, anche pressato affinché togliessi la parte del teatro, perché poi loro avevano anche un altro, e qua diciamo è proprio la cosa, diciamo, dove si vabbè può... Ma anche un concerto in un 800 posti sicuramente è meglio, vorrei anche 1000, no, ma pure dello stadio può fare concerti anche da 10, 15, esatto, 20 mila posti con gruppi, diciamo, internazionali, certo. La cosa brutta della progettualità di Abitiamo il Futuro è che ci sono una serie di interessi personali, soprattutto sulla riqualificazione del tabacchificio, che veramente, per cui diciamo i candidati a sindaco non dovevano mai sottoscrivere quella dichiarazione. Al momento chi l'ha sottoscritta?
Tutti, tranne Di Cunzolo e la francese. Non l'hanno fatto ancora, probabilmente lo fa. Quindi sia Bucciarelli sia Visconti. Tutti, Tozzi, Zara, lo stesso Mirra. Ma è chiaro, nel momento in cui uno pensa che ci sia la possibilità di avere un teatro, è normale che uno firma. Dovrebbe conoscere anche le altre proposte. Cioè, tu sei riuscito a parlare anche con gli altri candidati a sindaco di questo progetto? In maniera concreta, reale? No, in maniera concreta no. Perché mi hanno avvicinato solamente per chiedermi di candidarmi. Ah, ok. Senza chiedermi il motivo per cui volevo fare questo passo, che per me sarebbe comunque la prima volta. Perché diciamo, in questo momento per molti non è interessante una visione della città. Ma vincere. È interessante vincere, quindi... Col numero maggiore. Fernando Volpe, diciamo, è un pacchetto di voti che se ne va camminando per la città. Senti, Fernando, invece per quanto riguarda l'Abbate Pagliese, questa, fammi capire, questa è la cosa poi alla più fine tu, loro pensano ai numeri, ma i numeri stanno anche qua, cioè noi certo. Abbiamo un sacco di persone che si interessano all'Abbate Pagliese. Allora, per l'Abbate Pagliese, a seguito poi della rinuncia da parte, di, come dicevo, di quell'imprenditore, ho provato ad interessarmi io, mi sto muovendo, perché giustamente anche i tempi sono ristretti. Noi per comprare il titolo di eccellenza dalla squadra del Casal Verino avevamo 24 ore di tempo. Ci ho provato, ho contattato la società della Stella Cilento, se non sbaglio così si chiama, e avevo anche fatto una proposta per conto di Mario Pumpo di darci il titolo, farci iscrivere all'eccellenza o di farli entrare nella società, nuova società Abbate Pagliese, oppure di darci del tempo per pagare questo titolo. Loro ci hanno risposto no, secco, e il 19 luglio sono scaduti i termini e non abbiamo fatto niente, però questo non ci ha fermato. Ho dei discorsi aperti con dei gruppi finanziari, uno lombardo, uno piemontese, e un discorso aperto con un fondo di investimento svizzero, ai quali ho sottoposto il progetto dello stadio. Adesso lo stanno valutando, spero in settimana, incrociando le dita, perché che ci diano una risposta, perlomeno per far partecipare l'Abbate Pagliese al prossimo campionato o di prima categoria o di promozione, se c'è la possibilità di farlo. Abbiamo di tempo fino a dopo Ferragosto. Quindi fino a Ferragosto c'è tempo per poter iscrivere l'Abbate Pagliese o alla prima categoria o alla promozione? Questa è la speranza. Io in settimana dovrò avere delle ovviamente risposte. Ovviamente non c'è la squadra, o c'è la squadra? La squadra non c'è, ma questo è l'ultimo dei problemi, perché la che squadra di promozione trovi. La riusciamo a fare, anche perché questi imprenditori lombardi già fanno calcio. Già hanno altre società di quindi calcio in tutta Italia. Hanno quindi diciamo, ma pure ci sono anche diciamo, delle persone di Battipaglia che potrebbero interessarsi per fare la squadra. Questo è l'ultimo dei problemi. Noi adesso dobbiamo solamente convogliare qui a Battipaglia questi imprenditori che vogliono fare calcio, però noi come e la politica deve anche dire a loro: guardate, se voi volete fare calcio a Battipaglia, noi vi mettiamo in condizione di farlo. Come? Avendo uno strumento che è lo stadio, per cui la società poi degli anni si potrà finanziare sfruttando la parte commerciale dello stadio. Certo. Quindi l'imprenditore non viene a Battipaglia a regalare o a buttare soldi, viene ad investire con diciamo, l'interesse sì personale, perché qua non è che uno fa niente per senza niente, cioè anche donando alla città una socialità che è la squadra di calcio e soprattutto dando la possibilità di creare posti di lavoro. Loro hanno fatto un calcolo che si parla di 300-350 posti di lavoro a regime e quindi donando a Battipaglia un'infrastruttura di un certo livello. Incrociamo le dita, speriamo che sia così. Invece per quanto riguarda Fernando Volpe... Sto riflettendo, diciamo ad oggi... Cioè quello che bisogna far capire ai candidati sindaco, insomma, che non si devono abbracciare il teorico pacchetto di voti di Fernando Volpe, ma il progetto, ma che l'idea. Credo sia un progetto, a me sembra veramente bello, cioè voglio dire, finora nessuno ci ha parlato di questo progetto. Ma io ce ne ho tanti altri. Ce ne ho tanti altri, per esempio un altro rammarico che ho, non ho sentito parlare nessun candidato a sindaco, sì. Se non Brunello Di Cunzolo in qualche passaggio, dell'annoso problema delle abitazioni a Battipaglia. Perché Battipaglia ha un problema abitativo molto ampio, case popolari non se ne costruiscono da illo tempore
nonostante ci siano tutta una serie di normative che consentono, con l'edilizia convenzionata, l'edilizia sovvenzionata, l'housing sociale, di poterlo fare. Nessuno sta dando risposte concrete ai cittadini su problematiche serie. Si parla di tutto senza dire niente. Purtroppo così a me fa male questa cosa, cioè fa molto molto male, perché di concretezza, di visionarietà del futuro di Battipaglia nessuno dice niente. Insomma, sì, ci sono delle problematiche effettivamente reali. Senti, Fernando, ovviamente tutti ti hanno detto sei una risorsa, te lo dico anche io, perché effettivamente, io credo, come hai detto tu prima, è vero, i progetti possono essere tanti, però bisogna andare per step e per obiettivi, no? In questo caso potrebbe essere appunto il discorso sportivo, perché secondo me se ne è parlato forse fin troppo poco, perché magari è un po' più complicato di altre cose, sicuramente ci vuole più tempo. Io non lo so se in 5 anni no, si riesce a fare. No, non ti spiego tutto. Subito, invece no, perché se riusciamo a riscrivere la Battipagliese, quindi questi imprenditori decidono di intervenire sulla squadra, noi saremo in grado già per fine anno di presentare lo studio di fattibilità. Ok. Con la legge Stadi ti dà la possibilità, io per esempio ho già il cronoprogramma a livello amministrativo e a livello finanziario, degli step che servono per fare lo stadio. Lo stadio può, secondo la normativa in vigore, in un anno si potrebbe già iniziare a costruirlo. Fatto lo studio di fattibilità, la conferenza di servizio la prima, e la dichiarazione di pubblico interesse da parte dell'ente, la gara, quindi l'assegnazione dell'area e poi la conferenza di servizi, quella là finale, nel giro di un anno e 2 mesi si può iniziare già a costruire. Poi la cosa importante di questo stadio, che non ho detto, che è uno stadio che si va a innestare nel processo di transizione ecologica, è uno stadio 100% green, non buttiamo un centimetro cubo di cemento. È chiaro, oggi non si può fare. È tutto legno lamellare, lo stadio al 100% che si sostiene da solo con il fotovoltaico, le mini paleoliche, addirittura c'è anche un impianto all'interno dello stadio per riciclare le acque piovane. C'è un progetto veramente fantastico. Allora Fernando, noi restiamo che ci aggiorniamo, sono certa che dopo questa intervista probabilmente qualche candidato sindaco si porrà in maniera diversa rispetto al problema, anche perché noi di Sud TV lo riproporremo, ma perché ripeto, ci sono arrivate veramente decine e decine e decine di segnalazioni su una problematica che sono gli stadi ed è la Battipagliese, insomma no, è una questione anche di cuore e quindi credo che sia giusto affrontarla in questo modo. Mi auguro che tu scenda in campo, perché credo che solo in questo modo poi sarai veramente, utile anche alla comunità, insomma. Spero di dare una risposta sulla Battipagliese a tutta Battipaglia, la risposta positiva di cui sarei contentissimo. Insomma, ce la verrai a dare? Te la darò in anteprima su WhatsApp. Subito. Quindi grazie a Fernando Volpe, insomma speriamo che gli altri candidati a sindaco recepiscano in maniera giusta questo messaggio che tanto nascosto non è, ma è piuttosto chiaro, e vi aggiorniamo su tutto. Quindi scriveteci, come vedete noi cerchiamo comunque di darvi delle risposte, anche se non riusciamo a farlo con i candidati a sindaco, lo facciamo con le persone normali e comuni che fanno parte della città. Grazie Fernando. Grazie a voi e ai telespettatori. Grazie per averci seguiti anche oggi e buon proseguimento di serata a tutti.